Se per voi la visuale in prima persona è soltanto un modo alternativo per inserire il videogiocatore in un contesto ludico, piuttosto che essere sinonimo di sparatutto, gli sviluppatori Arkane Studios hanno qualcosa che potrebbe interessarvi. Dishonored, infatti, sarà anche inquadrato in prima persona, ma si discosta nettamente dai giochi che utilizzano questa visuale, proponendo uno stile di gioco che basa i suoi punti di forza su meccaniche stealth, in cui il passare inosservato vale più di qualunque proiettile. Impersonerete Corvo Attanu, guardia del corpo personale dell'imperatrice e di sua figlia Emily. Dopo un inizio utile per farvi muovere i primi passi in sicurezza, le cose precipiteranno e vi troverete a passare 6 mesi nelle prigioni, accusato di regicidio e di rapimento nei confronti della bambina. Alcuni amici all'esterno vi permetteranno di iniziare una fuga che partirà dalla vostra cella e che vi vedrà utilizzare le tecniche base dello stealth per raggiungere la libertà e conoscere così i propri salvatori. Lungo questo percorso, in verità piuttosto guidato, imparerete a distinguere tra eliminazioni letali e altre più lente, ma incapaci di portare morte in un regno che è già funestato dalla peste. La spada nella mano destra e la pistola nella sinistra vi permetteranno di affrontare abbastanza agevolmente gli scontri, sempre se sarete abbastanza maldestri da allertare le guardie. In questo caso, l'attacco con il grilletto destro e la parata con il dorsale destro permetteranno di sconfiggere le guardie che si frapporranno fra voi e la libertà. Il grilletto sinistro invece servirà per utilizzare lo strumento che avrete equipaggiato nella mano sinistra. Dopo aver iniziato con la rumorosa pistola, infatti, entrerete in possesso di una balestra che potrà essere caricata con diversi tipi di proiettili, che vanno da quelli narcotizzanti a quelli incendiari. È interessante notare come anche in questa missione iniziale siano presenti spesso almeno 2 strade alternative per passare inosservati. A volte si può attraversare una guardiola stando attenti a prendere alle spalle i soldati dopo aver guardato dal buco della serratura, mentre in altri casi torna utile camminare acquattati su alcuni tubi che sovrastano il percorso degli uomini sulle vostre tracce. Giunti al covo dei lealisti, ossia le persone che vogliono salvare la piccola Emily per riportare ordine nel regno, capirete che dovrete fare per loro il lavoro sporco, ossia eliminare determinati bersagli che hanno congiurato contro l'imperatrice. Farete anche la conoscenza di Piero, quello che potremmo definire un geniale meccanico che apporterà modifiche importanti ai vostri strumenti. Per te creerò gli strumenti del perfetto assassino. Inoltre conosceremo l'esterno, entità soprannaturale che avrà il fondamentale compito di donarvi la possibilità di acquisire nuovi poteri magici per facilitarvi il compito. Il primo potere di cui entrerete in possesso è la traslazione, una sorta di teletrasporto che vi permetterà di spostarvi di diversi metri. Basterà attivarlo con il grilletto sinistro, mirare nella direzione scelta e ripremere il tasto per ritrovarsi a destinazione. Attraverso un macabro cuore meccanico, poi, potrete rintracciare alcune rune sparse per i livelli, che fungono da collezionabili utili per acquisire altri poteri. Questi vanno da abilità passive che aumentano la velocità e l'energia del personaggio, ad abilità specifiche che consumano il classico mana quando si utilizzano. Tra queste si annoverano la già citata traslazione, piuttosto che la visione oscura, che permette di vedere i nemici dietro i muri, la possessione per prendere il controllo di esseri viventi, fino a potenti attacchi con cui sbaragliare i nemici senza andare troppo per il sottile. Tutti questi poteri, acquistabili in ogni momento dal menu di gioco al costo di un numero di rune specifico, aprono le porte ad un sistema di gioco estremamente personalizzabile che, complice il design dei livelli, offre diverse possibilità.
Ciò rende l'avventura di Corvo estremamente personale, lasciando al giocatore la possibilità di scegliere come preferisce arrivare al Vieni fuori. bersaglio. Inoltre, sappiate che esiste sempre un modo per compiere la propria missione senza uccidere nessuno, compreso il bersaglio principale, e ciò rende estremamente rigiocabile ogni macroarea. Per accorgervi di quanto detto, vi basterà iniziare la prima missione che vi verrà affidata dai lealisti. Norma avresti Arrivati attraversato sul il posto, portale grazie al con barcaiolo Samuel, scoprirete un Sono luogo in andato lì. cui sono Sono venuto presenti via da poco collezionabili di quando diverso puoi tipo e continuare a personaggi parlare con secondari con Sigurd. relative missioni utili per ricevere parecchio denaro o addirittura rune per potenziarsi. Sei proprio tu, marito adorato. Svolgere la missione principale senza adempiere queste attività collaterali sarebbe un vero peccato, anche perché l'esplorazione di mappe dal level design così dettagliato nascondono spesso sorprese e sfide davvero interessanti da risolvere in maniera piuttosto varia e creativa. La durata della campagna principale è quindi assicurata se giocata almeno a livello di difficoltà normale, il secondo di 4, e seguendo le regole dello stealth game. Andare in giro facendo fuori gli avversari senza ritegno, oltre a rendere abbastanza difficoltoso l'incedere per via di nemici sempre più attrezzati, preclude la possibilità di assistere al finale migliore dei tre presenti. Aumentando il tasso dei morti, la peste diventerà inarrestabile, e questo si manifesterà su Dunwall e su quello che incontrerete. Se invece sarete attenti a stordire gli avversari piuttosto che ucciderli, la città inizierà a migliorare. Il finale della storia sarà decisamente più solare e felice. La rigiocabilità risulta quindi uno dei punti cardine di Dishonored, e già dal menu principale si può constatare questo fatto. Da qui sarà infatti possibile migliorare i propri risultati relativi ad una missione, provando per esempio a riaffrontarla per limitare il numero dei morti, piuttosto che per raccogliere qualche artefatto che al primo giro ci era scappato. L'altra In combatte questi l'accesso casi, all'esterno. comunque, il livello ripartirà da Inizia capo, presidiando il facendocelo portale rifare con i e addestra le potenziamenti che guardie avevamo la dell'ordine. prima volta in cui ci siamo Provi arrivati. ad attraversarne uno, ti ritrovi fritto come una patata. Dishonored è stato per molti il gioco rivelazione del 2012. Senza il classico battage pubblicitario che ormai domina questa industria, il gioco Arkane Studios è riuscito a farsi amare grazie ad uno stile unico, sia che si consideri l'ottimo comparto tecnico, sia che si parli di puro gameplay. In quest'ultimo caso, le possibilità offerte sono davvero notevoli, ed è difficile trovare un gioco che possa offrire una così vasta varietà di situazioni senza propendere più verso un approccio rispetto che ad un altro. Chi vuole affrontare i nemici a testa bassa potrà farlo anche qui, ma non è certo questo il modo migliore per approcciarsi con un raro esempio di stealth game. Chi invece vorrà studiare le ronde, utilizzare poteri magici e colpire nell'ombra senza lasciare traccia, troverà qui pane per i suoi denti.